Ho un po' di casino in laboratorio. It's time to clean the shop. Perché non va bene. Non va bene, ho attrezzi sparsi un po' dappertutto e non si capisce un cazzo. Non c'è lo spazio che vorrei, non c'è la libertà di fare le cose. C'è roba in terra e non va bene, è roba che dovremmo iniziare a usare e metterci le mani sopra per fare i video. Io sto aspettando di avere spazio per fare questi video su questa roba, ma c'è troppo casino, quindi purtroppo vi toccherà assorbirvi un video di sistemazione che non so come andrà, perché c'è troppo bordello, vedete questa roba messa qui, non posso usare il televisore, questo casino, questa cassetta degli attrezzi messa lì è scomoda, dovrò cambiare qualcosa. Questa roba, voglio le scale libere. Io voglio le scale libere, non può essere tutto questo. Non può stare così, non si può. Questa roba qui sotto è ammucchiata. Quindi adesso farò la seguente. Cercherò di dare una sistemata sperando di eliminare cose. Quindi vorrei provare a gettare via ancora più roba, gettare via le cose e... perché è necessario. Poi devo decidermi a vendere anche qualcuna delle cose che ho su eBay, tipo questo amplificatore 4 canali 100 watt per canale che non ho mai aggiustato perché ha un difetto veramente strano, però quando funziona, cioè funziona, fa delle scariche strane, è una bestia, ma manca una manopola, purtroppo manca una manopola. E quindi sì, lo vendo, ma a quanto lo vendo? Cioè non lo so. Questa è una cagata vomitata che funziona anche lei, un bel amplificatore, però ha questo pannellino che non sta su e gli manca questo cazzo di pulsante che ha una forma stranissima e che preme un cazzo qua dentro. Mi manca, mi è sempre mancato e quindi vedete c'è masturbazione qui, questo non viene fuori perché forse manca la molla che probabilmente avrò perso, perché? Perché sono un coglione abissale, ecco vedete non esce più. Ora mi si è staccato anche il pannellino, ma che cazzo, va bene. Qua dietro c'è un altro amplificatore, che però questo non mi va di venderlo perché è bello, è un Kenwood, è quello che usavo prima. E... ho sentito un rumore, ma non capisco di che si tratta. Io ho della plastica buttata, che sposterò. E insomma, un po' di cose. Qui una lattina di olio per la panda. Io continuo a comprare olio e metterlo da parte. Qui ho liquido freni che non uso. E qui ho, ecco, vedete, io stavo per comprare un refill per il liquido radiatori della panda. Scopro di averlo già. Ho detto chissà che cazzo c'è. Quindi questo lo porterò nella panda poi. Questo è olio usato, lo metto qui perché può essere utile. Questo è olio motore vero e proprio, ma la mia panda non perde una goccia d'olio, quindi non posso manco usarlo. E va bene, adesso mi tocca sistemare. Vediamo qua com'è la situazione, qua mi sembra tutto a posto. Vediamo anche un pacco di biscotti, che non tocco perché sono a dieta. Infatti mi avete chiesto, ma dove sono finiti i bellissimi panini cavallo svizzero, ketchup e maionese? Sono finiti che io sono a dieta. Un po' di polvere che entra dalla finestra. Sono a dieta perché lo scopo è il tennis, che è il mio sport, e ho troppo peso addosso, quindi mi spacco ginocchio e caviglie. Il ginocchio mi fa male, ho un torneo domani, giocherò probabilmente in doppio, ma giocherò in modo conservativo per non rovinarmi il ginocchio ancora di più. E quindi i panini cavallo svizzero, ketchup e maionese si sono ridotti abbastanza, una volta alla settimana me lo posso permettere, anche due, perché alla fine a pranzo è un panino e quindi il conto calorie entra perfettamente nel bilancio generale, e perché sto attento a tutto il resto e quindi ogni tanto sì me lo posso permettere, ma cerco di evitare soprattutto per i condimenti, ketchup e maionese, che sono poca roba, cioè saranno 5 o al massimo 10 grammi, ma forse meno. Per cui
chi segue i miei allenamenti, perché sto andando in palestra, mi ha detto non ti preoccupare, li puoi mangiare tranquillamente. In effetti già 2 settimane che seguo questo regime alimentare e questo piano di allenamenti che mi sono imposto a scopo tennis, già ho tolto 1,5 kg, per cui spero pian piano di tornare più in forma, semplicemente per non farmi male quando gioco a tennis, che già faccio cagare di mio. Figuriamoci poi se mi faccio male, faccio cagare il triplo. E chissà, magari un giorno vedrete qualche video di orrore di tennis, l'orrore del tennis, uno sport incredibilmente atroce. Ma adesso pensiamo alla sistemazione. Qui ho liberato un pelino di spazio, qui sopra c'era un generatore di alta tensione per recinti di animali che ho regalato, finalmente ho regalato, e vaffanculo. Qui c'è roba che potrebbe andare al museo, che roba che non uso, tipo questo contatore di frequenza, potrei venderlo su eBay, che cazzo ne so, in effetti molta di questa roba può andare su eBay, può andarsene a fanculo, letteralmente, senza passare dal via. Ah, vediamo cosa riesco a fare. Intanto devo fare pulizia, questo case deve andare a fanculo, queste spazzature deve andarsene a fare in ano, a Fanano, nella città di Fanano, la ridente cittadina di Fanano. Va bene, la situazione è un poco migliorata, giusto un poco, il tavolo è libero, qui ho più spazio, questa è spazzatura che deve andare via, questo secchio in effetti potrei metterlo qui, dovrei dedicarmi a questa zona, ma in questo momento ho deciso che me ne sbatto. Questo non so da dove viene e non lo voglio sapere. E quindi per ora va bene così, perché purtroppo, come spesso accade, il cazzo si è già rotto. Si è già rotto. Mi incuriosisce questa lampada. Questa lampada cimiteriale con lampadina. Veramente cimiteriale. Vediamo se per caso funziona o mi scoppia in faccia. Questa viene direttamente dalla spazzatura. Guardate che meraviglia, la spina. Spina a norme ISO che io ficco direttamente così. E come vedete, oh, funziona, è la presa che fa cagare, tutte queste prese fanno cagare. Fanno proprio cagare il cazzo, però come vedete la lampada funziona, è un po' ballerina. Che strana questa lampada, un pezzo di vetro pesantissimo. E però essa vive, essa fa cose. Ah, ho staccato la spina, come vedete, in modo sicuro. Fantastico. Voi non fatelo mai. Si può morire. Lampadina incandescenza da forno, da soli 5 watt, con il filamento che balla, una lampadina cimiteriale. Io ho ricablato tutto con lo stesso filo, ovviamente. Ho fissato il portalampada che ballava. Qui sotto basta togliere questa placchetta di gomma nera. Ho ricollegato la spina in modo solido e stabile, molto sicura. Vediamo adesso, vediamo direttamente così, eccolo qua, si vede proprio il filamento, vedete il filamento, che bello. Questa lampadina incandescenza diventa incandescente, però 5 watt si può toccare, si può tranquillamente toccare. E qua adesso ci sono queste clip di metallo, a cui dovrò infilare questo coso di vetro spesso, un vetro molto spesso, sembra proprio una lampadina da cimitero. Adesso gliela metto. È bellina, è simpatica, chissà che lampada è.
Qua non si nota, ma la luce è molto gialla ed è molto bassa, quindi sicuramente non va bene per leggere. Vediamo un po', spegniamo le lampade, spegniamo tutto, spegniamo il quadro elettrico, spegniamo queste cazzate, spegniamo la luce. Fa la sua figura, una lampada gialla, è una lampadina, non lo so, non so come definirla, una lampada cimiteriale. Molto bella la spina a norma. E così abbiamo cominciato a guardare il contenuto di queste borse. Qui ci sono due radiotransistor che ci attendono, due cagate, e poi qua c'è un sacco di roba interessante. Già. Qui la sistemazione è abbastanza avvenuta, quindi va bene così. Ora sposterò un altro paio di cose e basta.